L'Italia rappresenta oggi la seconda nazione al mondo per superficie e produzione olivicola dopo la Spagna. L'olivo costituisce la coltura arborea da frutto più coltivata in Italia, con oltre 1 milione di ettari, l'88% dei quali concentrato sui territori di quello che fu il Regno di Napoli. Nel panorama nazionale, la Puglia occupa con i suoi 370.000 ettari una posizione assolutamente dominante, il 33% della superficie e il 35% della produzione olearia. Un quarto di tutte le terre coltivate in Puglia sono ad olivo. Da esse proviene oltre l'8% dell'olio di oliva prodotto nel mondo. Pur se in proporzioni diverse, l'olivicoltura pugliese conserva tali primati da almeno 20 secoli. Sono i dati pubblicati nel libro curato da Francesco Violante, dedicato alle colture dell'olio nella Puglia medievale. Il libro è la raccolta di una serie di autorevoli contributi forniti dopo la giornata di studi organizzata dal FAI e dal Rotary Castelli Svevi nel 2012 e presentata ad Andria. I documenti medievali e anche quelli successivi di età moderna ci dicono chiaramente che la coltivazione dell'olivo e quindi la produzione e il commercio dell'olio sono state attività costantemente praticate nella nostra regione a partire dalle prime testimonianze che abbiamo, direi 10-11 secolo. Diverse tipologie di alberi, diverse tecniche. Però la presenza dell'olivo e dell'olio è un dato costante nei documenti pugliesi, a differenza di quanto avviene, faccio soltanto un esempio, nei documenti veneti, lombardi, per i motivi insomma, facilmente comprensibili. L'olivo è proprio strettamente legato, secondo me, proprio alla storia della Puglia. Negli ultimi 4.000 anni l'olivicoltura ha fatto proprio questo, conciliare sempre tradizione e innovazione, e quando questo non viene fatto allora sorgono i dolori per l'olivicoltura. È da almeno 4.000 anni, dicevo, che ci sono altre nazioni, altri, soprattutto nell'area del Mediterraneo, che contendono alla Puglia, all'Italia, questo primato. Il primato poi di Andria ormai è riconosciuto in tutto il mondo.